Abbraccio collettivo, abbraccio collettivo, abbraccio collettivo. Amici, amici, amici. È questo quello che succederà il 30 e 31 di marzo in occasione dell'abbracciata collettiva, dove ragazzi e bambini con disabilità e autismo nuoteranno a fianco di tutti coloro che vorranno partecipare a questa vera e propria maratona di nuoto. Qui ci troviamo a Montevarchi, nella piscina dove la terapia multisistemica in acqua a metodo Caputo e Ippolito, la TMA, sta dando frutti importanti. Via! Sicuramente i benefici maggiori sono legati all'aspetto emotivo, comportamentale e relazionale, per cui andiamo a instaurare questa relazione significativa con il bambino per poi fare in modo che i bambini generalizzino dei piccoli strumenti che possano gestire bene i loro aspetti emotivi e comportamentali che principalmente ci allontanano dagli altri. Quindi come beneficio maggiore abbiamo l'avvicinamento e la relazione sociale. Quindi questa giornata è un modo anche proprio per aprirsi, no? a tutti, al prossimo. Sì, sì, certamente, e spero che in tanti parteciperanno per vedere di che cosa si tratta. In acqua cambia tante cose per i nostri bambini e penso per tutti, sicché sì, di partecipare. Alla bracciata collettiva parteciperà anche la società sportiva Arezzo. A Firenze ci saranno i due giocatori Amaranto, Alberto Pelagotti e Matteo Serrotti. Intanto, in occasione della partita Arezzo-Piacenza, sabato scorso, 23 marzo, le due squadre sono state accolte all'ingresso in campo da 30 ragazzi diversamente abili. E bisogna entrare nella vita di questi bambini che poi saranno adulti, gli adulti di un domani, che parteciperanno poi alla costruzione di questa società, e quindi conoscere la differenza, che può diventare anche un punto di ricchezza poi per un futuro della società. Grande bene! Wow! Che tu! Che tuffoni! Batti, batti, batti.